Carlo Rossetti, presidente onorario dell'AISA, oggi allo stabilimento Roma per presentare le job, le carrozzine appunto per permettere a chi ne ha più difficoltà ad andare al mare. Sì, oggi abbiamo consegnato la nostra prima carrozzina per l'ingresso in acqua, job per l'appunto, anche per camminare sulla sabbia, anche sulla neve, insomma, queste vengono utilizzate anche sulla neve perché hanno l'uovo di Colombo, le ruote con il profilo aeronautico, sono uguali a quelle degli aerei che atterrano su qualsiasi tipo di terreno. Abbiamo consegnato questa carrozzina allo stabilimento Roma perché vogliamo rendere completamente accessibili, fruibili gli stabilimenti balneari ad Ardea e non solo. Siamo tra i promotori del controllo delle barriere architettoniche anche per rilasciare la bandiera blu, per cui quando viene rilasciata la bandiera blu ormai da 3 anni vengono controllate anche le barriere architettoniche nei comuni. Questo è un primo passo, dallo stabilimento Roma si parte per poter appunto dare un segno, un monito verso gli altri. Beh certo, anche perché tra l'altro con lo stabilimento Roma rafforziamo un'attività insieme anche al sindacato italiano balneari, per cui noi ci rivolgiamo anche a queste strutture, no? All'Asso Piscine, all'Asso Balneari, che è diciamo, l'altro grande raggruppamento degli stabilimenti balneari. Ovviamente qui cominciamo dallo stabilimento Roma, la prossima carrozzina che verrà acquistata con i fondi che abbiamo raccolto ultimamente con una partita di calcio qui nel comune di Tor San Lorenzo, verrà data un altro stabilimento che ne ha fatta già richiesta. Ovviamente le daremo solamente agli stabilimenti che già dimostrano una sensibilità con le persone affette da patologie e soprattutto che non hanno barriere architettoniche. Angelo Camola, lo stabilimento Roma ha accolto la job Joint on the Beach per i disabili, l'AISA ha regalato insomma a voi, sì. Barriere architettoniche in questo caso abbattute. Sì, cerchiamo di rendere il mare fruibile per tutti quanti. È un progetto che abbiamo portato avanti con l'AISA e troviamo interessante appunto questo progetto, parte dallo stabilimento Roma, intendiamo estenderlo anche presso gli altri stabilimenti balneari e siamo attenti, cerchiamo di essere attenti diciamo, a questo sviluppo dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Barriere architettoniche che non sono però state abbattute sul territorio di Ardea, più volte lei si è battuto in questi ultimi anni ma la battaglia non è ancora vinta. È vero, capisco il richiamo che tu fai e abbiamo fatto anche dei convegni su questo tema. Purtroppo il territorio, ci sono delle barriere ancora da abbattere. Noi abbiamo cominciato dal mare e speriamo che questo discorso possa essere portato avanti anche nella parte interna, perché effettivamente c'è ancora da lavorare sotto questo aspetto. E noi diamo un esempio, cerchiamo di rendere il mare fruibile, ripeto, a tutti quanti e speriamo che anche all'interno possano seguirci le altre entità che rappresentano il territorio. Perché c'è questa sordità? Veramente è una parte del territorio che particolarmente risente di questo aspetto. Potrei dire che dietro c'è un aspetto storico che è quello di rinchiudersi. È una parte del territorio che si è sempre portata avanti un discorso di consorsi e forse questi consorsi hanno di per sé privato diciamo, e portato avanti un discorso di barriere, perché chiudendosi i consorsi non hanno favorito diciamo, l'abbattimento delle barriere architettoniche. E chiudersi sicuramente non favorisce il fruire da una parte all'altra e ahimè di conseguenza c'è anche la barriera architettonica
che dovrebbe essere abbattuta. Precedentemente io so che il Comune è intervenuto cercando di fare, diciamo, del suo, però poi nuovamente sono state riposizionate queste barriere. Devo dire che alcuni consorzi hanno rispettato questo principio, mentre altri si sono rinchiusi e forse qualcuno anche in maniera più ermetica rispetto a prima.